Buon pomeriggio. Contrariamente alle abitudini, dovrò tenere basso il volume della voce perché ho qualche guaio e quindi penso mi dà l'impressione che mi possiate sentire piuttosto bene. Casomai, se qualcuno in fondo ha problemi, alzi una mano e io alzo il volume. Ecco, l'incontro di oggi propone un tema che è più che altro una scaletta di una possibile ricerca per un approfondimento di una ipotesi che, come nei teoremi, attende una tesi. Però devo dire che l'ho collaudata, anche se in altra forma, in altre sedi, e mi sono reso conto che tiene benissimo. Anche perché per voi oggi ho cercato di renderla il più didascalica possibile, in modo che voi possiate a vostra volta trasmetterla. Che cosa intendiamo per sistema? Do per scontato, ville venete, che si sappia, insomma, lo do per un postulato. Mentre per sistema, noi proprio nell'etimologia della parola, intendiamo definire un qualche cosa che forma un tutto, un insieme di elementi interscambiabili, interagenti e solidali. Questo è un po' mutuato dalla matematica insiemistica, è un insieme, insomma. Il sistema, nel nostro caso, è retto dalla radice e dall'origine comune delle ville venete. Che cosa hanno in comune? Lo vedremo a mano, ripercorrendo tutte le varie tappe e rendendoci conto che le ville venete non nascono disaggregate e sparse, ma tendono proprio a fare sistema, vale a dire ad omologarsi. Lo sono già, voi direte, per lo stesso fatto che si chiamano ville venete. Anzi, all'inizio non si chiamavano ville venete, si chiamavano casa di villa, palagio di villa, intendendo per villa il centro villaggio. Il villaggio sarà soltanto dopo Palladio, e Palladio stesso non usa la parola villa. Dice, per esempio, nella villa di Masera ho fabbricato questo edificio, questa casa, questo palagio. Sarà soltanto più tardi, alla fine del Cinquecento, per metatesi, che una parte sarà inglobata nel tutto, perché villa per antonomasia è la residenza di più maggior prestigio e dominante di un certo centro abitato. Le ville hanno una loro unicità e irripetibilità dalla destinazione di capitale e centro direzionale di un fondo agricolo a dimora di villeggiatura come sede di ozium umanistico, secondo il concetto della santa agricoltura. Sono tutti concetti molto anche triti, ma che noi vedremo ci vengono buoni perché faremo un'analisi della vide forma, come dicono i francesi, della vita e della trasmigrazione delle forme da un'angolazione prettamente di storia dell'architettura, cercando di isolare certi stilemi, che è poi la mia specializzazione di origine, evolutasi poi in quella dell'iconografia. Lo stilema è appunto oggetto di analisi iconografica. Appunto, omologazione del sistema, la tendenza costituzionale dei termini dell'insieme ad uniformarsi. Questo è dovuto al fatto che la Pax Veneziana viene garantita dal 1404 al 1797 con soltanto il buco nero della guerra di Cambrai, che siamo all'inizio del Cinquecento, che però obbliga la cultura veneziana a rendersi conto della propria diversità e della propria unicità. Nell'attimo in cui tutti si coalizzano contro Venezia, le fanno anche il servizio di farle capire che Venezia è unica e diversa da tutti gli altri. Sono quei famosi shock rigeneratori che provocano la palingenesi, e la palingenesi è appunto la rinascita su termini di maggiore consapevolezza.
La strategia dei tempi lunghi era garantiti dalla pace, e guardate che adesso sto proprio isolando questa costante, sia letteraria sia iconografica, per cui pace e virtus, la virtù latina intesa come valore forza d'animo, capacità, sono l'endiadi entro la quale la propaganda e la didattica di Venezia si muovono. Da giustizia garantisce la pace e da crea la virtù, cioè crea le possibilità di dare questo valore che è un valore civile e non più come nel Medioevo un valore guerresco, un valore militare. Ecco, allora la strategia dei tempi lunghi dell'agricoltura, l'agricoltura ha bisogno di tempi lunghi, perché sennò arrivavano i barbari o arrivavano le guerre tra le signorie, saccheggiavano tutto e tutto ricominciava da un ciclo naturale e non da un ciclo storico. L'agricoltura è un prodotto della storia. La natura che viene in qualche modo storicizzata attraverso la manipolazione del territorio e attraverso la produzione in anni che si susseguono. Il bene immutabile della proprietà terriera, la proprietà terriera è un bene immutabile ed è in singolare che a darle questa cassa di risonanza sia proprio una Venezia che invece si fonda su un bene mutabile come quello della colleganza, che è soprattutto mercantile per mare attraverso le navi, è lo scambio. Il valore commerciale è un valore mutabile, cioè il plus valore avviene attraverso lo spostamento di sede e anche di, proprio economicamente di nuovo valore dato al bene. Invece la terra è un bene immutabile e questo lo mutua invece da una nobiltà di terraferma, la quale discendeva invece da una situazione feudale in cui il titolo genealogico e il titolo del casato, a cominciare dallo stemma araldico, sono un qualche cosa che tende a essere immutabile. L'agio del periodo di vacanza, ed è questo, il mondo fino alla metà del Cinquecento, il mondo di villa, è un mondo agrario, quindi immutabile e di terraferma, diventa invece qualcosa di estremamente più sofisticato attraverso la villeggiatura, che è pur sempre un periodo temporaneo, cioè è un trasloco per poco tempo, l'estate, dalla laguna, dalla città alla campagna. Dalla storia al presente. Noi siamo chiamati in questa conversazione a interpretare il passato, la sua natura e la sua vocazione. Però adesso, leggendo l'intitolazione del vostro corso, questa è formazione. Io vi sto dando una forma, vi sto in qualche modo plasmando, dandovi dei pattern, dei punti di riferimento, dei modelli di comportamento ai quali rapportare la vostra esperienza, che vi aiuta a interpretare il passato, la sua configurazione e la sua vocazione. Questo passato bisogna tutelarlo per conservarlo, sia nel testo, la parole, sia nel contesto, la langue, come dicevano i grandi strutturalisti, che era un sistema filosofico della prima metà del Novecento, che purtroppo è stato troppo facilmente dimenticato e che invece nella lettura anche dell'arte è ancora fondamentale, non soltanto in quello della filologia e non soltanto in quello della glottologia. Attualizzarlo, questo passato, senza stravolgerlo, per farlo vivere in un nuovo presente e consegnarlo con tutti i suoi caratteri originari al futuro che sicuramente lo aggiornerà in modo diverso dall'attuale. Io come motto continuo, me lo ripeto 5 volte al giorno, la frase di Borges, il quale dice: non possiamo dire nulla del futuro se non che sicuramente non sarà uguale al presente. Tutto il resto è illazione.
passione, speranza, vocazione, ma siamo votati a sbagliare 8 volte su 10, perché il futuro ci riserva continuamente delle sorprese, altrimenti non ci sarebbe stata neanche l'evoluzione non solo della specie umana, ma neanche delle specie, non saremmo neanche comparsi sulla faccia della terra, perché questo è il sistema della creazione, ormai la scienza ce l'ha insegnato da tutte le parti. E qui arriviamo a un discorso che mi trova particolarmente, come si dice, deputato a poterlo fare, perché sono nella felice condizione di essere uno storico dell'arte, ma prima ero e sono un proprietario di Villa Veneta. Anzi, forse sono diventato uno storico dell'arte proprio perché lo sento sia a livello intellettuale che a livello genetico come una mia conformazione e configurazione. La Villa Veneta è il suo proprietario, che deve vivere il presente a lunghezza d'onda della storia trascorsa e nello stesso tempo sapendo che è già lui stesso storia trascorsa in vista del futuro. E quindi noi andremo in cerca, come facciamo? Ecco, io credo di avere da qualche riconoscenza con i miei docenti del liceo classico, però una non gliela perdono. E di non avermi mai fatto capire che studiavamo il greco e il latino nella stessa maniera che qualsiasi bravo docente studia l'infanzia, non soltanto fisica e sociale di un ragazzo, ma anche culturale, perché è tutto nell'imprinting. Tutto, noi siamo umanisti perché la Grecia e Roma hanno saputo imprimere il loro pollice, la loro impronta digitale nel nostro inconscio collettivo per sempre, e ha avuto la fortuna, almeno finora, di funzionare, quando vediamo che la Cina chiama degli italiani docenti di storia romana per fare la loro costituzione. Quindi vuol dire che ancora il diritto romano conta qualche cosa non solo per noi ma anche per gli altri. E allora noi andremo proprio ad analizzare la nascita. La nascita, che è costituita intorno al 1430-80, cioè subito dopo quel fatidico 1404, i 25-30 anni di assestamento sono più che logici. Poi andremo a vedere come questa eredità passa alla mamma Venezia, la quale non ha mai perso la nonna Roma. Ho usato questo termine che insomma anche i ragazzini capiscono molto bene, perché fin dalla parola del loro capo Doge di essere una repubblica, quindi anche i primi dittatori, era quando i senatori non si mettevano d'accordo, ed almeno dal primo secolo avanti Cristo con Mario e Silla chiamano il dictator. Ecco, quello diventa il Dux e loro vogliono il Doge di questa repubblica aristocratica, ma pur sempre repubblica. Ed ecco che allora Venezia ha in sé la nonna Roma, perché proprio fuggita dai barbari che detestava, che odiava, si rifugia laddove i barbari, che erano come i gatti, avevano il terrore dell'acqua e di lavarsi e di bagnarsi, e lì coltiva continuamente. Se pensate che a un certo momento persino i contarini vanno in cerca di vedere qual è l'origine del loro nome e tirano fuori, ne faccio solo un esempio, che loro sono i comites de reno, cioè vuol dire i compagni dell'esercito dell'imperatore Adriano quando va a conquistare il Reno. Pensatevi voi, non era assolutamente vero, però questa volontà di andare in cerca della radice latina, a cominciare dal nome principale del loro capo. E vedremo che poi proprio questo porterà, come sempre, le spose sono come l'insalata che stanno bene trapiantate. Anche nel caso di, in certi casi, questo è un vecchio proverbio della Villa Veneta. Male, perché è proprio civiltà veneta questa. Così, per esempio, la triade classica e templare, appena nata da altri, codificata da Palladio, viene sposata da Venezia, da una certa elite di Venezia, mentre la vera Venezia la snobba, perché dice, insomma, no, è inutile che noi andiamo a riscoprire il classico ce l'abbiamo dentro le vene, non occorre che lo ostentiamo. Per cui Palladio, con le sue belle triadi
Templari, Fontorone, Logge, Scalinata, fa solo chiese a Venezia e per di più come fondali scenografici, fuori dei piedi, perché non, dentro il tessuto urbano non li volevo. San Giorgio va benissimo e Giudecca va benissimo, ma là, la Malcontenta va benissimo, ma là, fuori dei piedi. E Palladio, per una pianificazione territoriale come civilizzazione della campagna, invece qui sì, dà un apporto fondamentale e lo analizzeremo. Con Palladio, diceva il mio grande maestro e amico André Chastel, scrivendo su Le Monde a Parigi, l'indispensable Palladio. Palladio è indispensabile. Nella Villa Veneta è, e forse nella storia dell'architettura, e lo vedremo a un certo momento, perché se il congresso americano su Asponte, 2 anni fa, in una seduta straordinaria, si riunisce, non con tutti i problemi internazionali che aveva, per stendere un documento motu proprio, in quale si sente il dovere di dichiarare Andrea Palladio padre dell'architettura americana, e gli italiani non se ne sono neanche accorti, che potevano, quello sì, fare un battage pubblicitario in tutto il mondo, ecco, e non se ne sono neanche accorti, una cosa assolutamente indegna, ma grazie agli americani che se ne sono accorti, vedremo che attraverso l'indispensabile Palladio ci sarà una evoluzione. Il cammino è lungo, il tempo è poco e io cercherò di parlare il più possibile per immagini. La nascita della Villa Veneta e il gotico lagunare. La Villa Veneta nasce su strutture medievali, barbariche. Dal castrum evoluto in castellum, che vuol dire piccolo castro. Erano rimaste queste torri che segnavano il territorio, lo picchettavano e erano più che altro veramente, come si potrebbe dire, come adesso in Google vediamo che c'è, come si chiama quell'animetta rossa lì per indicare, indicavano la proprietà, attestavano la proprietà di questi feudatari di investitura quasi sempre imperiali. Vediamo la torre di Montemezzo, la torre rossa di Camisano Campodoro al confine. Eccola qui, vediamo un lacerto di paesaggio vicentino in cui potevate vedere quando si arrivava in campagna. Nelle città si vedeva la torre di piazza, era come il dito sono qua, come fanno i ragazzini a scuola. E così in campagna dire guarda che questo è di... perché poi mettevano che cosa? Lo stemma araldico, la bandiera, eccetera. E erano torri di segnalazione e di vedetta attraverso i fuochi. Alcune, come vi ho detto, avevano anche una dedicazione araldica, come questa, conservatasi miracolosamente nel centro di Berganze, la torre Pagello Monza, dove vedete che il lupo cerviere bianco tre volte bardato di verde dei Pagello si oppone alla pantera rossa dei Monza. Ecco lo stemma con i lambrechini, cioè sono gli svolazzetti, 4 volte in 4 facciate. Oppure vedete che timidamente la torre si apre in finestrelle più ampie. Qui le finestre non ci sono, ci sono i merli, che sono tipici dell'architettura militare. Siccome Venezia aveva ordinato di capitozzarli, loro invece cosa fanno? Li chiudono nel tetto e così li mascherano, questo sistema così... voi sapete il merlo è logico, dietro si nasconde il soldato, si tira fuori quell'attimo per tirare la freccia e poi si nasconde. Ed ecco che lentamente, con la metà del 400, quando ormai si vede che la pace dura e ha tutta l'impressione di durare per sempre, anche perché nel frattempo cade Costantinopoli e Venezia non ha più l'Oriente ma le spalle che si infuocano, non la fronte ma le spalle, e quindi questa attenzione cosa scatena? In questi nobili locali l'albagia di provincia di essere alla moda e cominciano con il gotico elementare copiato dalla laguna di Venezia. Quindi vedete che queste torri lasciate come tali diventano sempre più cordialmente aperte, più luminose, tra l'altro la grande lezione della luce di Venezia diventa fondamentale, e ecco che, per esempio questa è una casa poi restaurata, ma ecco queste finestrelle che all'inizio sono proprio, vedete, come degli embrioni, sono elementari, con il flesso li trovate non solo
nel Veneto, li trovate anche in Toscana, li trovate anche in Umbria, ma comunque, ecco per esempio una torre dei Valmarana a Lisiera, adesso sta quasi per crollare, come c'è l'evoluzione del gotico, dal gotico elementare al gotico fiorito. Dietro a questo, al nucleo di torre come si può dire seme generatore di villa, si mutuano i portici, i quali e le logge superiori. Non è più una struttura chiusa, ma è una struttura aperta. Succede nel Veneto quello che successe tra Costantino e Teodosio, quando fu data libertà di culto al cristianesimo, improvvisamente, anzi dopo divenne religione di Stato, in cui dovettero invertarsi la forma della basilica, dell'aula, che prima era una domus ecclesiae e dopo è diventata una basilica vera e propria. E inventarsi un'architettura, una forma nuova, guardate che è difficilissimo e dolorosissimo, perché devi cambiare completamente il modello comportamentale e mentale per saperlo vedere, per vedervi anche la funzione. Regalare il famoso con la pasta al re pigmeo congolese portò solo che se lo mise in testa, perché non aveva mai visto acqua, non aveva mai visto pasta asciutta, non capiva cos'erano i buchi e aveva capito. E Marcel Duchamp ci ha insegnato tutto, proprio rovesciando il famoso urinatoio e facendolo vedere in un'altra maniera, perché i cornetti dello scolapasta li trovavano meravigliosi. Per di più erano anche tre, perché loro non sanno che per tre punti passa un piano ed uno solo, tanto per dire. Ecco, dipende da cosa vi vedo. E allora vedete che anche le torri, la torre Valmarana dietro, hanno queste finestre e la loggia, vedete che quella alla vostra sinistra è la stessa casa vista davanti e dietro, praticamente la torre è alla vostra estrema sinistra della fotografia in basso. E così tra questo gioco ognuno apporta qualcosa di nuovo, ma vedete che tutti però hanno qualcosa che cerca ad omologarle, a far sistema. Cioè devo capire che è una villa, prima di tutto dei portici e delle logge, e dopo delle finestre lobate, perché quello fa molto chic, fa molto Venezia, insomma, fa molto prestigio, da molto su. Ecco la torre dei Capra, che diventa villa, un incunabolo fondamentale, perché ha tre date, 1444, 45, 46, quindi una delle pochissime ville datate, eccola qua, vedete che gli schemi li cercate e li trovate, qui la monofora è diventata addirittura bifora, due buchi però tenuti insieme da uno stesso profilo. Eccolo qua, i vari esempi, e vedete che chiaramente sono tutti questi segmenti presi dai chiostri monastici. C'è a Venezia, gli Eremitani a Padova, a Venezia è, oddio, quello che è dietro a San Marco, penso un attimo di amnesia, facilissimo mi verrà in mente. E vedete che poi le finestre diventano addirittura specchiate, questo è un palazzo di Vicenza che ha una facciata gotica e all'interno un cortile proprio monastico, diciamo, con un ordine doppio, superiore, è copiato chiaramente dal... Questi sono esempi cittadini, e un esempio importantissimo si è conservato a Vicenza, il palazzo Sesso Zenfontana, perché vedete, è in basso a destra, ci sono le finestre romaniche che sono state non del tutto cancellate con una nuova sistemazione gotica. Le ville, Monza, vi leggete le didascalie. Ecco, vedete che adesso poi il gotico, quello flesso, quello con lobato, diventa ancora più chic, è la seconda generazione, insomma, di questa moda, come ci sono nella moda le varie generazioni. Dai jeans tipo minatore cowboy si passa ai jeans finto povero, quello con i buchi artificiali, ecco, tanto per dire, no? Ed ecco che vedete che anche le facciate hanno questa finta tappezzeria, cioè questo senso così cromatico delle immagini interessanti, qualcuna anche qualche, come in questo caso la Villa Loschi dal Verme a Monteviale, addirittura delle finestrelle di origine lombardesca,
E qui abbiamo, vi faccio per vostra memoria, una carrellata dei vari stili che ci sono a Venezia. Dagli stili della fine del 200, come Cadamosto, andare avanti con l'evoluzione, e guardate che sempre più l'impressione è che a far scattare la scintilla di questo stile, che sa oltre Samarcanda, sia stato proprio Marco Polo. Non lo si dice molto, ma è proprio così, questo gusto dell'orientale. Venezia diventa ricca grazie all'Oriente e esibisce questo stile che è tutto suo. Difatti lo dobbiamo chiamare gotico, perché gotico non vuol dire niente o tutto, perché tutta l'Europa è gotica, perché c'è la linea, ma questo è un gotico lagunare, cioè cosa vuol dire? Molto ricercato, molto prezioso e anche, soprattutto, molto superficiale. Venezia è la più bella superficialità che esista, perché si specchia nell'acqua. La mamma Venezia e la nonna Roma. Un recupero di simmetria. Verso il 1480, il disordine emozionale del gotico cerca di regolarizzarsi. Se c'è da una parte una torre, ci deve essere anche dall'altra. E vedete la Cabrusà o il castello di Thiene, segnato in giallo, ci sono i nuclei di torre che sono diventati due. Tante volte erano uno solo originario, però per simmetria, ciamalocio, come dicevano, facevano anche dall'altra parte e mettevano, guardate che dovete stare un po' zitti perché io non sono una macchina, non è registrata, non ho mangiato un astro. Ecco, male, vabbè. Vedete che appunto in azzurro e azzurro verde è segnato la loggia, che sono gli elementi. Li abbiamo visto, torre, loggia, quelle torri che si chiamano colombare, perché avete visto che avevano i buchi, no? Che per i colombi. I colombi prima venivano usati per i messaggi, quando non c'è più guerra, i colombi per generazione sono rupicoli. Per conformazione atavica cercano di andare in alto, cioè nelle rocce alte e quindi nelle torri. Le colombare più grandi poi diventano buchetti e quelli sono le selegare, termine che fa impazzire chi non è veneto, bisogna spiegargli che sono le passere, cioè le seleghe, va bene? E a Venezia c'è però un prototipo che aiuta moltissimo, è il fondaco, questa ambasciata economica dei paesi stranieri, il quale riprende di peso, anzi è una continuità della vecchia mansio, donde la parola maison francese, da manere, stare, che è la fattoria tardo-antica del III al V secolo, di cui ci sono rimaste poche immagini e in aree periferiche che sono più conservative, cioè queste sono tutte e due al Bardo, al Museo del Bardo a Tunisi. Vedete che ci sono due torreselle con la loggia in centro. E questo è, si riprende il fondaco dei tedeschi, il fondaco dei turchi, scusate, era così e lo vediamo in un vecchio quadro dell'Ottocento, adesso c'è il Museo di Storia Naturale, come ben sapete. Ma addirittura è stato trovato un piccolo modello di villa, in cui vedete che è incredibile, questo è stato trovato in Francia, III-IV secolo dopo Cristo, una parte di ingresso al centro, due parti piene e poi come delle specie di tettucci là. Dal tettuccio al frontone si fa presto arrivare. Altro elemento fondamentale in una villa è la corte. Una volta per il castello serviva per paura dei nemici. Adesso si rovescia il problema. È perché quello che coltivi dentro e gli animali non scappino o non vengano attaccati da altri animali. Vedete per esempio la primitiva torre, la primitiva villa di Piazzola, progettata anche da Palladio, che ha oltretutto tutto attorno i merli, il barco della regina Cornaro che ha la torre grossa fuori, una delle torri d'ingresso, Piazzola con quel portale e quei spuntini, vedete, sono i merli, per dare l'idea, eccolo qua, la torre e la parte della loggia e così si traghetta. Nel 500, prima e dopo Cambrai, in cui anche la nuova rinascenza non fa altro che riprendere gli stessi schemi.
può essere Michele San Micheli a Leonedo, può essere la casa di Raffaello in Borgo a Roma, distrutta alla fine del Cinquecento, dove per esempio nel caso di Cricoli, che è la casa di Giorgio Trissino, un castello dei Badoer, avevano questo feudo ancora dal 1150, viene regolarizzato con dentro una facciatina. E anche Palladio, quando eredita la villa di Michele San Micheli a Leonedo, vedete sempre il giallo sono le torri, l'azzurro è il portico loggia. L'avete capito voi che insegnate i bambini ai ragazzi, avete questa abitudine. Era il grande insegnante di architettura, era Froebel, quello che aveva creato un gioco col quale giocò da piccolo un bambinello che è diventato il più grande architetto dell'inizio del Novecento, era Frank Lloyd Wright. Suo padre gli aveva dichiarato un gioco froebeliano, che era quello con tutti i cubetti, una specie di Lego, insomma, l'antenatissimo del Lego. Eccolo qua. E vedete che qui, anche a Leonedo, ci sono due parti piene e una parte centrale, vuota, che io vedo da dentro, cioè dalla loggia. E così traghettiamo a quello che è tipico della villa, la triade classica e templare, frontone, loggia, scalinata, di cui solo quella centrale, la loggia, è un'eredità del 400. Il resto sono una novità. Sono una novità perché per loro nuovo era ciò che si rifaceva all'antico. È un controsenso per noi, ma era nuovo quello che era legittimato dall'autorità degli antichi. Novus, difatti, anche per Catullo, i poeti novi sono quelli che si rifanno alla tradizione. Innovare, in latino, si traduce rifarsi alla tradizione. Questo è. E vedete che la prima opera di Palladio è proprio così. Bastarda, tra l'altro, non per un nobile di terraferma, ma per uno di Venezia, un Pisani, pur importato perché erano scappati da Pisa, ma due secoli prima, in cui ho le torri, ho la loggia, se gli levo il frontone, è la villa di Cricoli. Provate mentalmente a levarglielo il frontone. Ho le torri e la loggia, però arriva il frontone. Perché? Perché per Palladio è un segnale fortissimo. Il frontone è di derivazione sacra, deriva dal tempio, non è da un edificio civile. Ma perché? Perché per lui la villa è veramente un tempio di civiltà che porta l'ordine della ragione e della storia, il cosmos della civitas, della civiltà, nel caos della campagna. Quindi il proprietario è un sacerdote, un pontifex, colui che collega la realtà materiale con la realtà della storia, quindi metatemporale. E così il frontone, che era timidamente comparso, già e lo vedremo, diventa tipico delle sue ville anche per due nobili di terraferma, come i Poiana, che erano ex guerrieri, o i Saraceno, ex generali, che andavano ancora vestiti con le armature e facevano ridere i veneziani, i quali dicevano dei vicentini, Nogese a Venezia, pescatori e gondolieri, quanto a Vicenza, conti e cavalieri. Ecco, questo era il loro disprezzo, perché insomma, e vedete il frontone, vedete la scalinata e vedete la loggia al centro. La triade è creata, tre poi è il numero del trascendente e della divinità, quindi proprio la triade, il numero tre. Era già comparso il frontone ad opera, io sono convintissimo dell'attribuzione, ad opera di Fra Giocondo nel cosiddetto castello di Roncade, dove vedete che c'è là, ci sono due torri d'ingresso, c'è il cortile, c'è la doppia loggia. E a sua volta Fra Giocondo, che aveva avuto frequentazioni e magisteri in Toscana, lo aveva mutuato da quell'exploit, poi caduto nel vuoto, della villa di Lorenzo il Magnifico, fatta da Giuliano da San Gallo a Poggio a Caiano. Ma poi anche il San Micheli e il Sansovino avevano ripetuto lo schema, due parti piene e una parte vuota,
eccole qua, nella villa di Ponte Casale e nella villa Soranza di Treville. Questo lo dedico all'Associazione Ville Venete. La villa Soranza di Treville, un capolavoro fondamentale dell'architettura, che conteneva, era tutta affrescata da uno stupidetto che si chiamava Paolo Veronese, tanto, ecco, è stata demolita alla fine dell'Ottocento per non pagare le tasse sabaude. Ecco, adesso ricamatevi sopra come volete. Comincerà una stagione del genere. Ci converrà demolire le ville, disperdere gli affreschi, che abbiamo alcuni lacerti, in giro, piuttosto che pagare le tasse, come il famoso contadino che non per non tagliare la corda nuova ha soffocato la capra. Ecco, Palladio fa di più. Oltre a codificare, a stabilizzare la triade, cerca un'organizzazione del territorio e lo fa paradossalmente sotto la committenza che verso gli anni 50 cambia e da vicentino terraferma, a parte l'episodio, diventa veneziana. Quel gruppo di famiglie, Barbaro, Emo, Cornaro e Fuscari, che sono i grandi fautori del classicismo, noi diremmo neo, ma non lo confondiamo, ma del classicismo colto, di recupero, di esplicito, in una Venezia che invece la considerava come roba da parvenu, loro figuratevi, insomma, sì, non occorreva, non era necessario, ma però, in terraferma, dove sono più liberi, perché Venezia è una città libera, sa che bisogna lasciare la libertà per fare la qualità, questo è il suo grande insegnamento, ecco, e allora dà una lezione importantissima, e facendo una cosa fondamentale. Palladio si era accorto che il territorio veneto era centuriato, cioè era stato diviso in alcune zone a scacchi, perché i reduci delle grandi battaglie romane, delle grandi campagne romane di Gallia e di Germania, quando tornavano dopo 25 anni di guerra, quasi sempre pensate che avranno avuto solo qualche graffito sulla faccia, erano senza una mano, sai? Gli assegnavano i famosi 1620 metri del milium e li dividevano a Pionca, qui, proprio a 10 km a Vigonza, c'è una centuriazione che dall'altro si vede benissimo. A Muson, nel nord, tra Treviso e Vicenza, c'è un'altra centuriazione. Allora cosa fa? Per una villa palazzo come quella di Cornaro Piombino Dese, concepisce una doppia facciata, che guarda a nord. C'è la torre, adesso è demolita, vabbè. Poi per Maser, che è al lato opposto, che è ai piedi della collina, invece fa una sola facciata. Le spalle sono foresta, sono, come si può dire, bosco. Ecco. E la fa guardare, in modo che le due, da due poli diversi, si guardino. Il cosiddetto pronao aggettante, che è un'altra novità, che sostiene quel berretto triangolare favoloso che è il frontone, è un fatto templare. Palladio ha la magia di riuscire a innestare un pronao in una parete piena, quando invece i templi romani antichi no, perché erano o prostili o peripteri, ma non c'era un muro, cioè c'era sì il naos dietro, ma non questo di avere un muro dietro, perché è tutto decontestualizzato dall'antico per una nuova ricontestualizzazione. Guardate che è magnifica la sfuriata di Michelangelo, che una volta a una seduta da un notaio di atto notarile si arrabbiò e ha detto: ma perché dobbiamo scrivere in latino quando tutti parliamo in volgare? Scrive anche lei, notaio, nella nostra nuova lingua. E aveva perfettamente ragione. E Palladio prende il latino e lo riduce in volgare, sapendo che tanto è suo padre il latino, o se volete la sua nonna, come l'abbiamo definita, no? E vedete che qui Maser crea un asse. La vediamo da una veduta aerea, c'è, come si chiama quell'affaretto lì, tu che sai tanto di informatica, l'indicatore si chiama, quello azzurretto, rossetto, sì, ha un nome marker, però. Marker sarebbe. Come? Marker. Ecco, marker, magnifico, lo faccio mio immediatamente. Ecco, il marker che vi indica la freccia fa vedere come c'è una volontà proprio di creare un asse, una centuriazione ideale. In mezzo, esattamente in mezzo, ci sta la villa di Fanzolo.
la quale guarda verso la Villa Cornari Piombinodese per il solo fatto che è a sud e quindi è la migliore esposizione. Eccola qua, guardate il tessuto della centuriazione. Si vede chiarissima la trama di fondo. Ecco, il marker che ve lo indica, perché Fanzolo ha due direttrici. Una a nord, che va dritta a Maser, e una a sud, in basso, che va dritta a Piombino Dese. E quindi questa volontà di rendere cosmos, cioè di razionalizzare il territorio, vedete alla vostra sinistra quel colle lì in fondo che vedete, ho aspettato una giornata limpidissima, è il colle che sta dietro all'Ninfeo di Maser, è il colle del Ninfeo di Maser. A sud invece c'è questa grande infilata, c'è ancora il colle, adesso vediamo sud, invece vado giù ancora il colle, scusate non me lo ricordavo, a sud invece ho un viale che è veramente come le parallele che non hanno nessun punto in comune se non l'infinito, si chiama in matematica il punto improprio, lo sapete, non si dice che le parallele non si incontrano nel cosiddetto punto improprio, sono quelle cose che escogitano i matematici, no? Ecco, per il punto improprio, ecco, lì c'è la Villa Cornaro di Piombino Dese. E adesso la rivediamo col suo pronao che guarda a nord, mentre la facciata domestica guarda a sud, e sta come per salutare, eccola qua, le altre due ville che sono tutte progettate in contemporanea nell'arco di 15 anni, degli amici Emo e degli amici Barbaro. E vedete adesso qua, di nuovo Maser con il marker, Fanzolo, e pensate idealmente, queste sono fotografie dal satellite, la linea, e Cornaro di Piombino Dese. Eccola là, il blu è il marker. E vedete nella mappa che se io prendo un righello, li congiungo e ho immediatamente un asse esatto. Vediamolo perché ve l'ho marcato. Maser, Fanzolo, Piombino Dese. Ecco, altro elemento interessantissimo, adesso vado in fretta, ma ho 40 minuti, no sì, quindi ho ancora 10 minuti, io arrivo giusto esatto. Altro elemento che contraddistingue invece il lato non più, diciamo così, agricolo, non più territoriale, ma alla moda, quello che poi troverà un immenso capolavoro letterario nella commedia di Goldoni, Le smanie per la villeggiatura, è la febbre del sabato sera del Settecento, ecco, c'è poco da fare, e... ha un altro stilema, è uno stilema di cui, neanche a farlo apposta, chi lo dà il là, lo dà ancora Palladio. Palladio ha fatto una villa che è fuori di qualsiasi schema suo, perché è proprio quel palazzo che gli sarebbe tanto piaciuto, come sarebbe piaciuto a Wright in Volta del Canal a fare il suo palazzetto, che invece non hanno voluto purtroppo, e però... In quel prolungamento del Canal Grande, che è la riviera del Brenta, dove noi siamo, ti piazza questo strepitoso proposta, tra l'altro potrei farvi vedere che è copiato dal tempietto delle fonti del Clitumno, che lui credeva fosse dell'antichità romana, invece è un tempietto longobardo, insomma non importa. Lì vedete in una stampa come le barche fluitavano e andavano nel quartiere latino di Venezia, che era Padova, dove c'era l'università. Dove i veneziani non volevano tanto il sapere, forse erano leghisti già da allora, non lo so, insomma non avevano una grande predisposizione per la cultura innata, e quindi gli studenti che facevano di tutti i colori stavano là fuori, stavano a Padova, no? Perché facevano le loro goliardate. E Palladio dà una proposta lagunare, cioè sviluppa un tema che era caratteristico di Venezia, è l'abbaino, il cosiddetto liagò, dove le donne andavano, tingendosi i capelli, a farli diventare rosso Tiziano. Liagò deriva da Helios, cioè andare il sole. Ecco, quell'abbaino lì lo sviluppa e lo vedete in centro nella tavola dei quattro libri, lo arricchisce con due discesette, come due specie di...
non so, di chiome che poi si svilupperanno. Ecco qua il Liagò o Abbaino, eccolo qua. Questo tema piace moltissimo, per cui vedendo una mappa, vedete che c'è Venezia in basso col campanile di San Marco, in alto c'è Padova con il Santo, a un certo momento c'è tutta questa sfilata e la riviera, il Canal Grande di terraferma, cioè il Brenta, in risalita, diventa i palchi dell'opera, dove si affacciano tutte le ville della villeggiatura, comode, fuori dei piedi, anche molto più lontane, fino a quasi a Verona, per cui è logico che devono avere qualcosa di palladiano. E che cos'è di più palladiano? Insomma, tutte le volte che Sua Maestà Elisabetta II compare in pubblico, qui ci sono molte signore, è inutile, andiamo a guardare non quanto invecchiata, ma che tipo di cappellino ha in testa. C'è poco da fare, insomma. Ecco, allora si guarda quello che veniva chiamato anche il cimiero. Anche i soldati, anche gli uomini d'arme, i capitani da mar. Oppure, non so, il doge. Da che cosa capivi che era il doge? Dal copricapo, perché è la parte più alta. Nella parte più alta, come nelle torri, mettevi la bandiera, guardi la parte più alta, cioè cosa hai in testa? Il copricapo è anche il segnale del tuo grado e della tua appartenenza etnica e della tua cultura. Va bene? Ecco. E allora vedete che la malcontenta in questa posizione dà il segno. E tutto sarà una sinfonia, a cominciare dalla deliziosa Foscarini Negrelli, che abbiamo visto Rossi, che è la prima Astra, con le sue grandi affreschi, dove ci sono le piramidi, perché i Foscarini erano capitani da mar. Vi mostro per questo Cabalbi, che è la nostra sede regionale, Augusta, perché è un capitano da mar. Dire capitano da mar vuol dire capitano, cioè come si dice adesso, governatore della regione. E loro avevano, le famiglie, avevano il diritto di questo obelisco, che deriva dalla parola greca obelos, che vuol dire spiedino, che ci farebbe tanto da ridere, perché insomma uno che conosce la filologia qualche volta si mette a ridere a usare certe parole. Obelos vuol dire semplicemente spiedo. Ecco, tutto lì. E vedete che adesso sarà tutta una sinfonia di variazioni per cembalo o per violoncello sul frontone, il quale sarà alto, come nella Michiel Venier, nel Val San Zibio lo vedremo tra breve, guardate la Widmann, addirittura due, con un frontone che diventa semicircolare, quindi una grande novità, eccolo lì, la villa di Val San Zibio, la villa Barbarigo del Gaspari, che poi hanno queste due discesette, che ben presto assumeranno un nome molto specifico e molto bello, perché si chiameranno orecchioni cocleari, cioè vuol dire orecchie fatte a forma di coclea, e adesso ne vediamo finché volete. Il fastidio della Villa Recanati, noi siamo esattamente all'interno del laboratorio di forme di queste ville che tendono, come prima c'era la finestra gotica, poi la situazione del frontone loggia scalinata e poi la sistemazione territoriale, adesso è il fastigio, si chiama fastigio, cimiero, come volete, insomma frontone, che omologa, che fa sistema. Nell'individualità però c'è l'unità, è quello il tema della variazione. Eccone altre, la Recanati, anche questa, se volete. Eccole qua, vedete gli orecchioni cocleari della Villa Grimani come sono fatti, che si trovano anche, ecco qui nel Coronelli Costa, una proprio sinfonia di variazioni. Eccolo, guardate com'erano, guardate questa, che bella, il Palazzo dei Corner, alcuni distrutti, perché poi erano quelli che prendevano i fulmini prima di tutti. Perché poi ci mettevano statue, vasi, eccetera, quindi quelli venivano giù come nelle cappelle dei cimiteri, gli angeli sono i primi a volare durante un temporale, no? Eccone, vedete, per esempio il Bembo addirittura a tenaglia, un frontone a tenaglia, e la stessa cosa stava avvenendo a livello personale. Qui vi ho mostrato dei dogi, non avevano anche loro gli orecchioni cocleari, erano le loro parrucche.
Quando Tiepolo, che non ne aveva, perché andò a Würzburg, fece una caricatura del grandissimo architetto Balthasar Neumann, quello che ha fatto la più bella chiesa barocca che esista, che voi non conoscerete, si chiama Vierzehnheiligen, che è la chiesa dei 14 santi, e lo fa con quelle cose che davano un fastidio, poi penso da morire, ma fin nell'entroterra, la villa Pesaro di Este o la villa, abbiamo Maffei del Pellesina a Valeggio sul Mincio, vedete che è tutta una variazione tra frontone e orecchioni cocleari, una e logge ovviamente è scalinata. E ecco qua, vedete, e cos'era? Anche nell'arte minore è un trumeau. Se io prendo un trumeau che avevano in sale, la grandezza del 6-700 del rococò veneziano è come quella del gotico, la continuità delle forme che investono il piatto degli Antoni Bon, il capolavoro del Marangon de Noghera, cioè il trumeau, le parrucche, la moda e ovviamente il massimo che è la facciata della villa. Ne vedete una, la villa, la Cà Dolfin di Rosin, che è proprio dei Dolfin, la villa Pigafetta di Montrullio, forse uno dei fastigi, la villa Bianchi, Gradenigo Bianchi Michiel, guardate il fasto, perché poi a onde arriva, come abbiamo visto, fino a Verona. Eccone qua, però in epoca illuminista la lezione palladiana preme e il rococò comincia proprio a muoversi come forse una falena che sta per mettere le ali, non sopporta questa chiusura e risorge la lezione palladiana e alla fin fine è il frontone, la loggia e la scalinata a vincere di nuovo e sarà il trionfo del neoclassico. Un grande, forse il più grande architetto dell'inizio del Settecento, che è vicentino, lo vediamo che è incerto. Qualche volta fa il frontone, qualche volta fa gli orecchioni cocleari, qualche volta, come nella villa stupenda per le feste dei Laporto a Montreux, è palladiano del tutto. Infatti lui pubblica i famosi 9 libri con l'edizione critica di Palladio nel 1740, l'indispensabile Palladio. Ma lo stesso Giorgio Massari, celeberrimo quanto Tiepolo, alla Villa Lattis di Strana fa il rococò per l'avvocato Carlo Cordellina, che è un uomo razionale, ripesca Palladio. L'illuminismo che proclama la radice naturale della ragione scopre colui che aveva dato la risposta più persuasiva della fusione tra natura e ragione. È stato scoperto che quella volta Washington, insieme con Jefferson, che è il terzo presidente degli Stati Uniti, scelsero l'architettura di Palladio perché loro nascevano come repubblica e l'unica repubblica europea era quella di Venezia. Le altre erano tutte architetture di re e di potenti. Venezia per loro era il modello democratico. Questa è la fortuna oltreoceano di Palladio. È una formuletta semplice, semplice, ma ci abbiamo messo 200 anni di studi palladiani per capirlo. E io l'ho sposata in pieno questa teoria. Dentro ovviamente c'è la luce razionale di Tiepolo, non dobbiamo dimenticare che queste ville sono tante cose, compreso questo immane, questo è il signor Carlo Cordellina, che però nella vita non si è potato le orecchie o se ne è fatte triangolari, usa ancora la sua bella parrucca e giungiamo all'exploit incredibile. I pisani che hanno aspettato 5 secoli per avere un doge e finalmente ce l'hanno, gli Emo per esempio non l'hanno mai avuto, i Cornaro sì, tanti, ma i Barbaro no, tanto per dire, ha avuto patriarchi, ma avevano una villa così, con il fastidio, chiamano e vince poi il progetto di Francesco Maria Preti, eccolo lì il Pisani, dove vedete che la parte centrale, qui a 2 passi, è ancora quella con i frontoni, a laterale ci sono 2, come potremmo dire, crisalidi di torri colombare, che ormai sono talmente avvizzite e invecchiate da diventare 2, come se, così, memorie, come quando troviamo o ci guardiamo cos'eravamo e come siamo diventati, ecco, tutti incartapecoriti, ecco,
e poi ci sarà l'exploit finale del Doge Manin alla villa di Passariano. Ma proprio su questa, purtroppo, la nostra Repubblica e la sua grande eredità, dove gli elementi ci sono tutti, quasi un omaggio alla secolare storia della Villa Veneta, trovano la loro fine. Su queste basi storico-estetiche la sfida da affrontare consiste nel riprendere e consolidare un sistema di 4.000 ville circa dal punto di vista di istituzionale internazionale. Veneto e Friuli è lo scopo dell'Istituto regionale Ville Veneti, qui così autorevolmente rappresentato, dal punto di vista vincolistico, soprintendenze di Stato, cioè vincolare il più possibile, ma non solo la villa, ma anche il contesto, perché tapparelle azzurre contro le ville e le barchese, siamo stufi di vederle, anch'io le ho subite, museale, perché quando fui chiamato a buttare giù una bozza di legge per la Regione, mi battei tanto, e purtroppo è andato bene, che perché alcune ville fossero assimilate alle strutture museali, perché sono di fatto dei musei, dal mobilio agli affreschi, al parco, a tutto, sono dei laboratori del passato. Il museo non è il luogo dell'ostentazione, ma è il laboratorio della conoscenza. Ecco, e come tali andrebbero conservate. Associativo, perché se la villa e i proprietari, gli altri, qualsiasi associazione, uno si iscrive e paga. Noi siamo autoiscritti perché ci pizzicano proprio sulla nostra carne, e quindi associativo, e poi, che è la campagna che ha intrapreso la Regione del Veneto in questo momento, turistico promozionale. Questo è il mio sito, io vi ringrazio dell'attenzione.